Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi finalmente siamo qui con un nuovo episodio del podcast, a questo giro con Giada Mori, che a questo giro è riuscita a vincere il Dragon Duel di Bologna 2023 con Tier Lamens. Ovviamente ragazzi, però, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jumpstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani e giapponesi. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamola entrare. Ciao Giada, grazie infinite per aver accettato il mio invito. Vorrei chiederti un attimo di presentarti, almeno chi sta guardando questo video si può fare un'idea di chi sei e nel caso se fai parte di qualche team. Io sono Giada Mori, sono una player competitiva della Toscana, ho solo 13 anni, ne farò 14 a gennaio, amo il competitivo ormai da un annetto e mezzo circa. Sono in un certo senso membro onorario del team dell'Omnia Players. Ok, ok, secondo me se continui così arrivi pure all'Armageddon, però vediamo. È un obiettivo. Comunque, allora, io partirei spiegando un attimo cos'è il Dragon Duel, perché molte persone probabilmente non lo sanno, soprattutto perché è quel tipo di evento che nel corso degli anni non sempre è stato fatto, perché ovviamente mancavano persone, e quindi la Dragon Duel League è una competizione organizzata da Konami per giocatori di età pari o inferiore a 12 anni, quindi strano che tu hai partecipato perché c'avevi... No, 14, hanno alzato 14. Ok, questo non lo sapevo. E è stato, vabbè, presentato in anteprima nei tornei regionali americani, che tipo ci sono 1000 persone, e ai precedenti campionati Shonen Jump, che praticamente sono una sorta di ICS, dal 15 novembre 2008. Adesso io ti inviterei a far vedere il tuo bellissimo premio, sia le carte che la medaglia, perché... La medaglia non so se si vede bene, ma non credo la mettere... È di Red Ice. Sì, c'è okay. Scritto Dragon Duel al primo posto. Che bella. Poi, per le carte che probabilmente non facciamo spoiler qua. No, no, possiamo fare anche gli spoiler, tanto si sanno. Praticamente, ragazzi, queste carte si danno a tutti i tornei Dragon Duel. Quindi, praticamente, dal 2008 ad oggi sono sempre state date le stesse. E quindi, diciamo, come price card non hanno un enorme valore. Sicuramente un valore complessivo, sicuramente più alto delle... In valore singolo è molto più basso di quelle che danno alle CS standard. Sì. Però in complessivo siamo lì. Perché comunque Another Vest l'ho visto sui 5,50. Ma sai qual è il problema di fondo? È che nel pratico, rispetto a, esempio, una Minerva, adesso Minerva sta molto di più. Però sì, Minerva l'ha vinto un mio amico. Passagli il numero mio, poi se ne parla anche per quella. Se vuoi, lui credo ci abbia una ventina di price card, che ha toppato un casino di 20 in passato. Passagli il numero mio. Allora, più che altro perché, esempio, Minerva è stata stampata durante quell'anno e basta. Invece questa viene data in continuazione. Però comunque non è quella carta da regalo, mettiamola così. Non è una carta che va in giro, costa 2 euro, insomma. Guarda, pre-Covid stava a 180 euro, più o meno. Non dilunghiamoci. Io adesso andrei subito a parlare dell'evento. A questo giro, domanda molto importante, quanti eravate? Perché nel mio immaginario non esistono persone under 20 che giocano Yugi. Soprattutto perché, se non ricordo male, al nazionale italiano, che c'è stato a giugno, non si era raggiunto il numero minimo per poterlo organizzare. Certo, questa per l'ICS è un po' diverso, ovviamente essendo un livello internazionale, ma ero l'unica italiana, non proprio femmina, ma proprio italiana. Cioè tu eri l'unica, già, senza fare ovviamente critiche alle donne, tu eri già, è difficile trovare una femmina che gioca a Yugi, è difficile trovare una femmina che gioca a Yugi under 18, quindi tu eri proprio fuori da tutto quello che ci si poteva aspettare. Infatti, cioè, io non dico qua sempre, sottovalutata sempre ovunque. Sì, ammetto che un avversario non si aspetta di trovare questo tipo di avversario. Per la partecipazione eravamo solo in 8, poi uno non si è presentato, non so cosa ha fatto, infatti siamo stati solo 7 e per questo sono stati 3 turni, hanno provato a cambiare a 4, però giustamente 10 minuti dopo è tornato il judge dicendoci che sarebbero stati solo 3 perché era proprio infattibile farne 4. Nonostante le iscrizioni, immaginavo che comunque non foste tantissimi. E mi fa strano comunque che ci sia 1000 euro di premio. Ma infatti, guarda, il premio grande era soltanto per il primo posto. Dal secondo posto in poi davano il tappetino questo dell'Illusion. Che ho vinto pure io. Fa vedere che.
Quello non oddio, è quello dell'Illusion Magician. Ok, più o meno quello che si dava la scorsa season The Regional. Ah, ok, ok, sì, ho capito. Non capisco perché mi hanno dato questo. Che un attimo. Non è che mi fa schifo, però ha posto quello del Dark Hall. No, io mi molto di più. Come sponsor Konami dico che è tutto bellissimo. Quello del Dark Hall ha la sua storia, troppo bello. Io non vorrei dire, ma al mio local a volte 8 persone non ci arriviamo, eh. Siamo dei disgraziati, ma la nostra fumetteria sta lentamente morendo. No, invece al nostro siamo... Alcuni local anche una ventina, però siamo sulla media del 10-13. Ok, tu dov'è che abiti? Io abito ad Arezzo. Dove sono di Arezzo. Ah, in Toscana, poi sì, avevo notato l'accento. Vabbè, lì siete molto più avvantaggiati, noi siamo abbandonati a noi stessi nelle Marche. Andando avanti, vorrei adesso parlare un attimo del mazzo Tier Laments. Sarebbe molto interessante capire come mai hai deciso di portare lui. Non mi dire perché l'ha portato Danilo, perché no, non è no, una non lo motivazione neanche, accettabile. Non lo conoscevo neanche, prevento. Player nuovo per me, ho conosciuto post. E se hai voglia, spoiler, avrai sicuramente voglia di farlo, di dirlo, o le scelte che hai effettuato per la build, sia per quanto riguarda main, extra e side. Per quanto riguarda il main di tier... Ci sono alcune cose che magari danno più all'occhio subito nei mostri, perché nonostante giocassi Scream a 2, ho comunque giocato Reign a 3, questo perché Tier è un mazzo che va saputo montare, perché quando lo monti devi riuscire ad equilibrare pescate e mill. Mettendo, so che Reign, se non vista con Scream, non è tutta sta gran pescata, però è semplicemente un mill troppo buono. E metto il rosso significava perdere consistenza nei mid per aggiungerne alle pescate, che però da, cioè, la percentuale buona delle pescate mi era già aggiunta dagli Horus, cioè non avevo necessità di alzare le probabilità di non briccare perché avevo già gli Horus. Poi i tre tier caso sono standard, i tre nomi tier sono standard, di Shizu è tutto standard. Ho visto una lista per quanto gli Horus che giocava, sono due Imseti, due sarcofago e due Imseti. Io ho deciso di giocare il reparto a 3-1-2, perché prima giocavo 3-1-1, ma il fatto è che a volte per baitare faccio magari prima una normal Merly, perché spesso Merly è la calamita, normal Merly è la calamita per ogni HT che Gesù vuole, perché spesso la gente pensando... Che visto che è vero, spesso quando parti normal Merly non hai una gran mano, ti tirano il mondo lì. Perciò magari mi fanno passare Merly, mi pensavo mi rubo magari quel sarcofago che dopo mi senti ce l'ho morto in mano e devo davvero passare. E poi ho comunque una figurina che dà consistenza, perciò mi piaceva giocarla più. Poi ho deciso di giocare Denier nonostante molta gente ora lo stia cattando, perché era un extender. Dava play, perciò era una cosa in più, soprattutto linee in più anche dopo Nibiru, quando vai per l'OTK, che ti dà Dark gratuita, praticamente. E vabbè, due mani su standard, i Danger, non tre Nessi, ne volevo giocare a tre, però c'è cioè, Flaminio che il giorno prima mi ha convinto, gioca nei due, tre sono pesanti, in effetti è vero, mi sono trovata bene a due. Mothman e non... Oddio, non mi ricordo come si pronuncia... Tsushinoko. Va bene che Tsushinoko è sempre un free body, però Mothman è un 4, fa semplicemente il 4, che mi sappa che sia un 4. Poi Destrudo, perché mette, come ha anche detto Danilo, mette pressione con il secondo lopo perché ci fa i barone. Io ho vinto la finale, infatti, questa pressione. E comunque, targhetto 4 e faccio barone con TH, non è l'unica linea, perché a volte mi capita di fare roba stranissima. Quando devo chiudere, di fare targhetto un 6, resto distrutto come livello 1 e faccio barone con Kaleido e distrutto. Però non succede niente mai. Cioè, è rarissimo che succeda che fai distrutto in queste maniere. Poi Mono Diviner, perché era una normal in più, era forte. È fortissima da minare di Vampire, perché la Reborn spesso lascia gli occhi. Ed era comunque una pescata consistente che, come ho già detto, mi ha vinto la finale. Poi due Scream, non tre, perché l'ho testato un casino a tre. Però era pesante. Ho realizzato che era davvero pesante a tre. E per l'Ereno, se giochi Bridge of Salvation come Billy, ci sta a giocarla anche a due. Per giocare a Mono Reichstadt al posto di Goods. Però...
in questa versione. Io infatti faccio il discorso che invece Muselia Dortmund, secondo me questa dopo è al pari con la lista di Billy. La mia e quella di Billy sono le migliori liste tier che si possano trovare al giro. Cioè, l'ho studiata semplicemente 2 mesi. Poi Mono Foolish, perché vabbè, non la sto neanche a spiegare, è 1.500 questa figurina. Questa coppa con gli ho già spiegati. Droplet invece è interessante, perché giocavo, prima giocavo Spoli, però ho notato che Ancendo lo ribalti praticamente sempre, però sempre, ma non così sempre. E mi coprivano più matchup le Droplet. Heartbeat di Mane, che averla, averla nel main mi ha salvato la finale. Forte, però si può anche giocare inside, però io mi sono sempre trovata spesso anche una free card in più in mano. Perciò è buona di Mane. Tribi Karma, vabbè, la Myriad per le Reino. È praticamente come giocare la terza Psylocke, la terza Scream, la seconda Heartbeat, la quarta Perle. Troppo forte. Cioè, io una cosa, un'altra cosa che ci devo dire è che venerdì sono stata il pomeriggio con i ragazzi dell'Arma e si è ragionato sulla lista. Prima giocavo Mono Ferrier al posto di Diviner, però il fatto era, se io vedo 4 pali in mano, Ferrier non mi sbricca la mano, Diviner sì. Per quanto riguarda l'extra, è pretty standard. 2 flex nell'extra di tier, come ho già detto. E vai, Kaleido standard, Mandricon standard, Garura. Garura non inside, perché boh, ho detto, cioè, avevo lo spazio in extra. Typhoon non mi piace in tier, perciò l'ho messo d'extra. E mi è sappato una volta averlo nell'extra normale. Poi Staphelia e Dangerous. A volte quando apro malissimo faccio normal rain, invio subito nome e vado per Dangerous, mi faccio meno dare male e vado subito per Bea. Così. Poi per i 3 Link, prima dico i Link, prima dell'Xyz, perché no, l'Xyz non ho giocato X. Dark, Sprint e SP, tutti i 3 standard, secondo me i 3 che vanno giocati. Danilo, da quel che ho visto, non giocava Dark, non faccio spoiler, però mi sembra non la giocasse, boh, non condivido, perché è una cosa che mica mi sappa contro Branded è fare Dark Reborn su Albaz, che è tipo straforte, mi pulisci board. E comunque, cioè, è forte, perché anche contro Unchained faccio Dark Reborn o Rage, non faccio SP, lascio Rage sul terreno e spavo 30 raft gratuite nel suo turno. Poi per Xyz, per i 4 non ho giocato Bakuska, ma bensì ho giocato soltanto Bahamut e Redoer. Bahamut a volte lo faccio tranquillamente sotto la quinta, anche suonavano fortissimo, parto normal reino. Magari io prima faccio 1.002, 1.000 un pochino, poi faccio normal reino, invio il nome, faccio subito, faccio Mandragon e faccio subito Bahamut. E così mi parlo da Nimb. Oppure una cosa che a volte ti capita di fare è fare Bahamut. Faccio Todd e fare subito Sprint. Un'altra cosa molto consistente è va bene, a parte Vampire, perché gioco gli Horus, che è stato forte, nulla da dire. Fortissimo in testing, sempre. E poi Bea e Wallo, ho deciso di giocare Wallo, perché l'ho testato, è stato rotto in testing. C'è stato un primo periodo in cui non lo facevo mai, perché non mi rendevo conto, perché facevo Bea direttamente al posto di fare Wallo. Infatti spesso mi beccavo robe clamorose, non chiudevo e andavo in grid in cui poi perdevo per la mancanza di risorse. Soprattutto contro Infernoble. Però, cioè, mi sono resa conto che contro alcuni matchup che si andano follow up come Pureli e Infernoble è importantissimo chiudere subito. Non puoi permetterti un grind game contro quei massi, devi chiudere subito, punto. Infatti Molle è stato fortissimo. Bea? Vabbè, Bea standard. Ci sta anche Bandino Bea. Ci sta Bandino Bea. Non mi lamento se succede. Per i sincro, modo sincro, barone. Vabbè, per Destrudo è semplicemente mette pressione con second. Ed è, secondo me, il mazzo di 2 omni ha bisogno. Perché comunque un omni te lo possono mettere easy. E poi magari tipo ti fanno, se ti partono con cose come i Veli Trust, hai bisogno di avere 2 omni per stoppare entrambi. Essendo che non giocavo Grafa, perché non giocavo King of the Swamp. Per quanto riguarda la side, comunque tutta la lista molto ragionata. Anche la notte prima, fino alle 2 di notte, sveglia proprio a testare, a mettere ogni pick, fare mani di prova per vedere ogni quanto bricavo. In media, questa è una lista che bricca una volta su 20-25 mani. C'è una lista straconsistente. Per i pattern di Sell In e Sell Out, in first magari non l'avevo studiato troppo bene, però era semplicemente studiato troppo bene il go in second. Tanto il pensiero era, se vado prima contro Tiara non ho bisogno di Dark MD, FTK, è un mazzo che letteralmente chi è FTK ti fa 10 interrupt.
perché devo aggiungere FTK a un mazzo che già è FTK? Cioè, è come giocare la terreno in synchron. Metto un negate, ma synchron è già un mazzo che se parte di giocare combo fa pesco 14x. Ti end loopa, perché devi aggiungere un negate? Non ne vedevo la motivazione. Counter shot, vabbè, per il time. Particolare la scelta dei due missile, la spiego veloce se non ti dispiace. No, tranquilla. Ne stavo giocando 4, però mi ero resa conto che contro alcuni match come magari pure lì Centurion, cioè la versione 2 non era forte. Perciò ho preferito mettere magari Cosmic perché mi copriva. Poi mi copriva meglio Centurion. Avevo paura di quel matchup. Nonostante Tier sia un mazzo che ci allocca tutto, perciò 4 volte su 10, anche 5 calamity. Cioè, riesci a forzarli Crimson e li costringi a portare Blazar. Per quanto, però, cioè, mi sentivo troppo più confident giocando le due. Adesso, probabilmente, una cosa che forse farei è magari cattare un Cosmic avendo Heartbeat di main e magari mettere il terzo Mystia, così quando vado prima tolgo le droplet e per i side pattern metto direttamente le figurine che sono extender che mi fanno fare bene a prima. Però altro mi sono trovata benissimo. Nibiru, l'unica volta che l'ho visto, come ho già detto, la top deckata in finale. Se l'avessi visto come prima, seconda, terza, quarta, quinta carta, avrebbe vinto la finale. Una mano che avevo, però succede. Roll, che era più che altro per Vanadium, per matchup come Vanadium, Infernoble, perché volendo si può giocare anche Sfera di Ra. Può giocare Sfera di Ra, infatti prima ci stavo giocando Sfera di Ra, però Drone mi faceva sentire più confident. E tre spoli, e al posto delle droplet inside l'ho messa inside perché me ne sentivo più lì. E Billy le giocava inside, mi sono sentita troppo confident. E tre Cosmic che hanno vinto la finale, perciò non so se li giocherei. Però hanno performato, l'unico game che li ho visti hanno performato, che li ho sideati e li ho visti, hanno performato troppo bene. E io dico che per la lista è tutto, credo di aver fatto una spiegazione abbastanza dettagliata. Per il report invece turno 1 è successa una cosa clamorosa, non mi avevano iscritto nonostante... insomma, avessi confermato tutto, mi era anche arrivato il messaggio su Neron di inviare la decklist. Non so perché il sistema non mi aveva preso. Non è che il sistema non mi aveva preso, se ne erano proprio dimenticati loro. Perciò mi hanno dato match win e io parto su Chill 1-0. Ok, ottimo. Round 2 Centurion, perdo il dado. Lui va primo. Qua il buona fortuna di Lorenzo Musari fa bricare Centurion. E lo tigappo sotto 3HT. Letteralmente lui mi fa setto qualcosa, passo, credo fosse, adesso non mi ricordo preciso cosa fosse, forse perma, però mi sembra, sono veramente convinta che fosse perma, però mi sembra strano allo stesso tempo in mente. Cioè comunque faccio stare lo ticappo sotto perma, shim. Game 2 mi fa combo con Magnamut in mano perché era la versione con i missile. Anche quella che giocava proprio l'Ubi di Melica, ha portato anche ragazzi dell'arma. Perciò mi fa combo, Magna in mano. Io vedo droplet a Guido, faccio droplet su Crimson, piccio via Guido di costo. Però contro ogni matematica gli inserisci figurine circa un milione, né una carta tier né un mil buono. Infatti la cosa divertente è che poi avevo, io non so se mi avesse spezzato il mazzo perché è una cosa incredibile. Perché ho riguardato tutto il match, io c'avevo. Perché avevo fatto soltanto Amnis, che si era presa Magna. E era successo che dopo in cima al match, guardando tutto il match, io avevo due Saliek, due Scream, tutto in cima. Perciò, ci ho riso un casino perché io c'era un punto davvero pensato che lui avesse davvero smezzato il match in qualche modo. Perché mi sembrava una coincidenza assurda. Potrebbe essere casuale adesso. Vabbè. Sì, infatti non dico nulla. In finale, prima passiamo al G3, che so, il G3 è stato, vabbè, non so quanto dilungarmi, vede Mono Nib, me la faccio Salmo Bahamut, mi concludo comunque Espi, Kaleido, Barone, perciò siamo a posto. Ok, questa è... non aveva nulla. Tras Banner Interrupt, non poteva fare nulla. Al time, non è che gli ho detto gioca veloce, però a un certo punto è stato a pensare 2 minuti con 0 move in mano, allora ho detto dai, siamo al time, dai. E questa praticamente era la terza partita del secondo turno? Sì, per quanto riguarda il terzo turno era la finale, perché come ho già detto sono stati solo 3 turni, perché l'ottavo non è venuto. E è successo che ho preso Unchained, che è il mio matchup migliore, perciò ero strafelice. Ero molto confident con il matchup, grazie al mio amico che mi ha aiutato a testarlo, Lorenzo Bizzarri. Facciamo una citazione sempre nelle border del suo best deck. Succede che riesco a perdere di nuovo il dado, più di perdere dadi agli eventi, anche ai local, non se ne parla.
di vincere un dado, anche un dado. È da due local e il drago 2 che non vinco un dado, perciò chill. Io no, concluderò a board Caesar, Rage, Chamber, Charvara in mano e una set che non conoscevo, che però ero straconvinta che fosse Escape, perché aveva settato Chamber appunto. Perciò parto, in set di scarto Trivikarma, addo Sarcofago, top deck Foolish e Trivikarma, addo Heartbeat, shuffle la settata che infatti mi ha confermato dopo che era Escape, perché ero consapevole che se quella era davvero Escape, cosa vera, che avrei perso male. Perciò, che dire, riesco a scelloccare tutto, pesco il Cellock, per le lei non spacca, per le lei non riesce anche a spaccare Caesar, e lo TK nel Cine al G1. G2, ho fatto Saido probabilmente, Saido 6, no, Saido 3 perché giocavo le droplet di main, ho fatto Saido 3, ho saidato 3 Nib, ho tolto Trivikarma, Denier, e Monosaic mi sembra proprio Denier. Se ricarmi un palo, non mi ricordo preciso cosa. Apro Avnis, Sharen, per l'Ereno, Api e Mudora. Essendo G2 non mi aspettavo che avesse lasciato Trust né nulla di Talent. Vado, faccio Avnis, mi prendo Ash, poi mi prendo Talent, shuffle per l'Ereno. E vabbè, mi fa combo, top deck di Biro, mucchio. Non potevo fare nulla. G3 invece sono successe le cose più strane. Perché lui apre perma Nib. Io passo da Unlucky da monoperma su Vampire. Comprando Sharen, Vampire, Shuffleino, Alcimi, Cosmic settato e per l'Ereno. Lui fortunatamente non top decca partenza. Perché lui aveva aperto perma Nibiru. Sarame Escape in un top decca Corvo. È stato un game molto particolare perché si è tirato molto alle lunghe, essendo che si è messo al top deck. Riparte Normal Sarame, entro in battle, si schianta su Sharen, porta Abominable. Abominable pice di costo di Biru. Allora io a quel punto dicevo Cosmic sulla set, sempre preoccupata che fosse Escape. Infatti era l'ennesima Escape. Escape è proprio il protagonista del della finale è stata. E mi spacca Sarcofago e poi quando mi picchiava per picchiarmi Sharen ero consapevole che quel body mi serviva troppo per giocare intorno a un altro HT su Vampire. Allora mi tocca fare sciaffolino, rimetto Tier Cash nel mazzo, che era l'unico nome Tier che avevo nel Cimi, purtroppo. E mi tocca, molto sfortunatamente, fare per l'Ereno il Res, là, e spaccare Abominable che tornerà poi in End. Là forse potevo fare qualcosina in più, ma non credo, perché forse la potevo gameare meglio, non cennare Cosmic, sperando che mi spaccasse la set, però comunque la condizione era magari avevo misplayato, non c'è nulla in mano. Comunque ero consapevole che Charmara era proprio in battle e non lo poteva fare. Perciò ho detto, gioco intorno a vari troiai, tipo anche Escape, cioè volevo giocare attorno a più roba possibile, per darmi più possibilità di top deck possibile. Turno mio, riparto io, top deck Malicious, io c'avevo zero in mano purtroppo, a un certo punto provo, penso play strane, tipo normal Malicious, però realizzo in un secondo che non mi avrebbe portato da nessuna parte, perciò faccio subito effetto Vampire, si becca perma. Vado tranquillamente a fare Dark, stra safe. Dark reborn la sua Sarama. Vado per sprint, essendo Merli, sperando. Avevo anche Reino Alcimi, che non avevo shuffolato perché volevo troppo Reino Alcimi in quel momento, perché volevo l'accesso a Kaledo in qualsiasi momento. Provo a fare Merli, si becca Corvo, passo col sprint. Lui è il suo turno, non top decca nulla, ma in battle picchia. Io inizio un po' a preoccuparmi perché ero sotto di... Lui aveva preso 1003, mi sembra. Io stavo sotto di 2.6. Qua top decco la mitica Diviner, normal Diviner. Vinco la partita, poi la chiudo, poi il mio nome, faccio Kaleido e lo chiudo. Lo chiudo, faccio di Wallo, Kaleido. E poi in battle ho fatto Wallo, semplicemente ho preso la sua Sarama, basta, e là è finito il game. E così mi sono portato a casa tre price cards. Adesso ti voglio mettere in difficoltà, visto che siamo in periodo banned, e molto probabilmente tra dicembre e gennaio uscirà, se dovessi prendertela con tier, cosa toglieresti? Ok. Oddio, questa non si sta preparando un casino sul gruppo Facebook, la gente sta un casino nervosa. Io nonostante questo il mazzo non lo vendo, non me ne frega nulla. Nonostante abbia Reno ulti pure, perché era il tier di un mio amico che ci ha toppato a Dortmund, perciò ci sono particolarmente affezionata a quel tier. Bene, quindi? Ok, parlando di banner, probabilmente toglierei
Achille Kelbe e Komodora Keldo. Tutti e quattro no, però due. Due sì, o entrambi Miller o entrambi gli Schiaffolini. Ok, diciamo che mi hanno... cioè, Danilo mi ha dato la stessa identica risposta. Cioè, il problema sono gli Shizu. Sì. E io ti dico, qua io metto le mani avanti, se se ne vanno via gli Miller, Skid può anche tornare a uno. Adesso non allarghiamoci troppo, eh. Oh, il mazzo comunque pre-Schiaffolini, pre-Shizu, era un mazzo fair che non faceva tutte ste top. Cioè, il meta non, ogni tanto giocava in quel periodo, perciò ci stia sparando un mare di cavolate. Però era un mazzo giusto, era un mazzo fair. Adesso vediamo i commenti di odio sotto il video, perché dici che T era un mazzo giusto. Quel mazzo si è ibridato con qualsiasi cosa uscisse. È un problema. Anche con gli Horus, probabilmente. Non mi aspetto che tocchino gli Horus questa mano, però forse più avanti mi aspetto di vedere in serie 1. Più che altro escono due supporti, la Terreno, che non è per nulla male, e un altro mostro un po' così. Sì, li ho visti, stavo già testando io. Poi, no, altri hit, ci sono, non so, che non bastano, perché a Konami si hita, TR lo hita sempre pesantemente, abbiamo visto da ogni banned, o lo distrugge, però comunque mi aspetto che il mazzo rimanga comunque un T2 anche post-banned. Mi aspetto, TR Cash Reno 1, non per le Reno ancora, perché il fatto di giocare TR Reno 1 ti limita molto, perché sai che se perdi quel Reno, o ti tocca magari giocare King of the Swamp, perché magari fai... Reno entra di effetto dopo la quinta, perciò anche non aspettano neanche Bahamut, ma te lo tirano subito Nib. E poi oppure ti arcascia uno, perché giocare ti arcascia uno ti condiziona un po' a giocare Metanoise, perché insomma, perché uno lo milli e perché ti arcascia complessivamente a un 1.5, e il fatto di giocarlo solo a uno te lo devi millare e poi devi avere possibilità di darlo in mano, perciò ti condiziona a giocare Metanoise, che come vediamo dalla lista io non giocavo. Adesso vorrei parlare di un altro argomento che secondo me è molto importante. Nel corso degli ultimi 10 anni, rispetto a giochi di carte come Pokémon, Yugi ha perso molto appeal nei confronti di generazioni più giovani, in quanto l'ultima entrata di massa è avvenuta con l'era Zexal e le carte numero. Adesso, tu e la tua generazione, come vi avvicinate al gioco? Perché nel pratico, tra io e te... ci sono almeno 12 anni. È una domanda molto difficile, infatti mi sento rispondere in modo... non mi sento di dire che la mia risposta sia oggettiva, ma è soggettiva. Io posso dire... Non so quanto costava Yugi all'epoca, credo anche... Costava uguale. Ma Edison costava comunque Nira. Sì, sì. Il Dad Secret costava 180 euro a copia. Sì, sì, io so che anche le Turgai Secret 200 euro a copia costavano. Ma... adesso esiste una cosa che riesce a contenere i prezzi, per quanto la gente dica ci vogliono plassare. Car Market all'epoca non esisteva, e quindi diciamo che adesso hai un'idea di base di quanto vale la carta. Prima ma guarda, io ti dirò che sui gruppi Facebook vendono Wanted, che sta credo 95 ICI in preset circa. Sui gruppi Facebook vendono gli Engine Diamante Star americani a $300 con due Witch e tre Wanted. Wow. Che $300 sono tipo meno di 300 euro, perché comunque valgono meno. Perciò io ti dirò, Karma, probabilmente costa meno comprare da quei siti. Infatti stavo guardando delle Engine Diamante lì, non su Car Market. Ci sta. Ma comunque, nel senso, te come ti sei avvicinata al gioco? I tuoi coetanei? Cosa fanno? Nel senso, collezionano Pokémon ancora? Nel 2023? Sì, hanno anche ragione. Okay, il mio rapporto con i giochi di carta è un rapporto molto particolare, che è iniziato adesso mio padre, che è un gran collezionista di fumetti. Io ho iniziato a giocare a Pokémon quando avevo soli 5 anni. Però... a 6 anni mi sono approcciata a Vanguard e ho giocato anche là 4 anni. Anche in competitivo nel 2017, sono 7 anni. E a Yugi mi sono approcciata soltanto non in quest'estate, ma nella scorsa. Perché giocavo già un pochino al mio centro estivo e notavo che il gioco mi piaceva tanto. Insomma, mi incuriosiva, che per me era sempre una porta aperta, soprattutto nei mazzi come tier senza linee, molto freestyle. Perciò il mio rapporto, quanto la posso fare lunga, perché qua c'è davvero un casino da raccontare. Quanto vuoi. È un rapporto molto particolare, perché ho iniziato a giocare... Io non mi sono mai vantata di nessun mio result, io mi ritengo una persona molto grata e fortunata, grata davanti a tutti i miei amici che hanno pure avuto il coraggio di sopportarmi da quando ho iniziato da qui, perché io fidati che se voglio farmi aiutare in deck building rompo tanto,
rompo davvero tanto. Comunque, per l'approccio di questa generazione, io ti posso dire che io colleziono ancora un pochino Pokémon. Sì, anch'io. E comunque l'approccio, secondo me, sta emergendo una cosa, ma ne stanno scomparendo altre allo stesso tempo. Va bene che è uscita la Rarity, però secondo me Yuki non è cambiato così tanto di prezzo, perché in contemporanea alla Rarity stanno continuando ad uscire altri staple. No, no, allora, la questione prezzo non è una scusante, nel senso, Yugi è sempre costato da quando ero piccolo io, quindi è più o meno la stessa cosa. Sono aumentati i prezzi di alcune carte da collezione, ma lì poco cambia. Diciamo che quello che mi chiedo io è come una persona della tua età viene a conoscenza di Yugi e si approccia, non dico per forza al competitivo come hai fatto te, ma solo al semplice ci gioco. Io ti posso dire solo della mia esperienza, okay, che io da un pomeriggio, un certo giocavo molto al centro estivo, perciò era un pomeriggio che non avevo nulla da fare in casa, così è iniziata la mia storia a Yugi. Ho deciso di andare al negozio qui accanto a casa mia, perché mentre davanti a casa mia c'è una fumetteria, dove è un bar fumetteria, e ho deciso di andare a giocare lì. Ma frequentavo già la mia fumetteria di fiducia per i local da qualche anno, per Vanguard Pokémon, perciò è stato... Comunque ho trovato dei ragazzi sempre molto accoglienti. Mi sono mai trovata in conflitto con nessuno. Sempre ragazzi molto gentili, che mi hanno accolto molto bene. Secondo me si può anche parlare in termini di coaching in alcuni periodi. Infatti qua devo ringraziare, posso fare giù qualche nome? Sì, fai, tranquilla. Davide Piattelli, Lorenzo Bizzarri ci ha fatto, che è migliore. Loro due i principali che voglio fare, voglio fare un terzo nome e un quarto possibilmente, non in termini di coaching ma in termini di ottima amicizia, che è Flaminio Rossi. E questo YCS ho avuto la fortuna di conoscere meglio un player che credo che tutti almeno una volta abbiamo sentito nominare, che è Francesco Girgenti, che è gang. Ho avuto la fortuna... Francesco Girgenti, top 4 a Utrecht lo scorso anno. Comunque è una persona che comunque mi ritengo fortunata di aver conosciuto. È un ottimo amico, lo ritengo davvero un ottimo amico. E comunque Lorenzo Bizzarri e Davide Piattelli sono i due nomi principali che voglio fare. Mentre, no, i tuoi compagni lo conoscono Yugi e ci giocano? Ci sono dei miei... Io infatti a centro estivo iniziai a giocare con un mio amico, che anche lui giocava competitivo, adesso ha un po' abbandonato perché è andato agli superiori, non lo risento neanche da un po'. E mi ha insegnato lui le regole base. Comunque, una minoranza, anche se non nell'ambito competitivo, ma anche tra amici c'è sempre, perché è un hobby. Parli anche dal competitivo. Perciò, insomma, ce ne sono di cose. No, per dire. Ci spero, perché comunque, a parte che mi piace, piace parlare di Yugi, e sono contento quando la gente si approccia. L'unica cosa è che ho fatto il maestro di tennis in un campo estivo e io così, nel dubbio, chiedevo: ragazzi, ma lo conoscete Yu-Gi-Oh? Zero. Quindi, sai, quando succedono queste cose ti si spezza il cuore e decidi. I miei compagni di classe, invece, anche loro, uno e basta lo conosce. Tra le femmine non ti dico che è proprio come aprire un'enciclopedia. Ok, bene. Passiamo adesso al reparto, alla domanda sulle femmine. Ovviamente, venendo a questo evento, ti sarai resa conto che il pubblico femminile nel totale ha una percentuale veramente bassa rispetto a quella maschile. Quindi vorrei capire come mai il gioco non attrae le tue coetanee. A parte che comunque sei di una generazione... tre generazioni più avanti della mia, e quindi già siete in meno. Ok, qua c'è davvero tantissimo da dire, infatti mi prendo un secondo per arrivarci. Ok, io devo dire, qua ti parlo un secondo del mio rapporto, del mie di cose che io ancora non ti ho detto su di me. Sì. E poi passo al generale, perché mi aiuta a formulare un pensiero più completo. Va bene. Io sin da piccola non ho mai toccato trucchi, ma non mi piace bambole. Io sono sempre stata molto in ambito maschile, sempre stata con i maschi. Perciò credo che questo abbia influenzato molto la mia personalità. Infatti a volte mi descrivono un pochino anche come ragazza un po' alla maschile. Sei un maschiaccio. Non so anche se è un aggettivo. Però mi chiamano proprio così anche a volte i miei compagni. Anche che è tipo la mia migliore amica, che è Elena Nikita, la ringrazio un casino. Anche non conoscendo Yugi durante tutto l'evento, ma arrivavano i messaggi: dai Amior che vinci, le voglio un casino di bene. Infatti, se adesso ti rispondo alla domanda generale, secondo me non attrae così tante femmine, perché insomma
a Yugi, qua dico una cosa opposta a quella che hai detto te, ci si inizia ad approcciare, qua parlo proprio di approccio generale, non a meta, quando si hanno la soglia tra i 15 e i 18 anni, perciò magari le femmine in quel periodo, cioè l'adolescenza delle femmine, ma anche quella dei maschi, è molto completa, si inizia a pensare anche ai primi trucchini, alle seratine, perciò non si trova neanche tempo per queste cose. No, ma io ho fatto un altro tipo di vita, ero, sai, il povero sfigato che veniva picchiato, quindi preferivo giocare a carte. Cioè, come ho già detto, le femmine hanno meno interesse per queste cose proprio anche a livello di carattere. Adesso ultima domanda che riguarda l'approccio che, cioè, tu hai con i tuoi genitori, nel senso, tu hai dei genitori che nel pratico ti hanno accompagnato all'evento, che a parte ti hanno dato il consenso per fare questa intervista, comunque sono di una mentalità aperta e capiscono che questo non è solo un semplice gioco. Nel pratico, come mai ti supportano così tanto? Io non sono stato nella tua stessa situazione, ovviamente, né per quanto riguarda il competitivo, né per quanto riguarda i contenuti su YouTube. Ok, questa è... Io qua faccio la parentesi, stavo anche pensando di aprire il canale YouTube, e anche qua mi supportano molto. Però io posso dire che soprattutto mio padre, per essere stato collezionista, io infatti adesso... Io sto nello studio di mio padre e guardando attorno credo ci siano qualche migliaia di CD e poi tutti i dischi, fumetti e in garage. Io non dico che abbiamo il garage che è la riserva dei fumetti, ma siamo lì. Vabbè, stima assoluta. Perciò comunque mia mamma è meno aperta su sto tema, però anche lei sempre sta disponibile. Tipo, è fatta lei il culo di riportarmi e riportarmi. Sì, sì. I miei mi dicono, mi incoraggiano molto perché sanno che è una delle poche cose che amo fare, cioè io non so, io prima di Yugi ero una ragazza molto chiusa nel suo, che questa cosa in parte mi ha anche preoccupati per un certo periodo perché non volevo uscire con nessuno. Io non ti dico che ero nella situazione, l'anoressia qua non c'entra nulla, però io ti dico a livello proprio sociale, ero chiusissima, davvero, io non stavo con nessuno, non parlavo con nessuno, e è Yugi proprio che mi ha aperto un altro mondo, perciò posso dire che Yugi mi ha tirato su quando la vita mi stava tirando giù. Confermo. Ah, ma ha svuotato anche il portafoglio, ma confermo quello che stai dicendo. Sì, vabbè, il portafoglio, tanto ho ragionato, qualsiasi hobby per arrivare in alto ti svuota il portafoglio. Ok. Quindi, no, tipo, anche a livello di spese, te sopportano anche se stai giocando un mazzo da, penso, 400 euro? Guarda, ti... No, perché la cortiera era la mia, poi io ho visto che, so, una vuole fare tanto la VIP, ho le sleeve quelle del 25esimo, io gioco sempre in oversleeve, giocando le sleeve dell'OCG, che spesso costano anche 30-50 euro a pack, guarda, possono arrivare a testare, e gioco sempre con le border sleeve. Vabbè, sei stata fortunata, mettiamola. Infatti per questo torneo, adesso non si vedrà sicuramente, però sì dai, si vede, ho giocato con le border di tier. Io ora sto giocando con queste di Ancene che l'ho regalata al mio amico. So anche da chi le hai comprate. Allora Giada, grazie mille per essere stata qua, per avermi concesso l'intervista, mi ha fatto molto piacere anche conoscerti. Spero adesso, non so se vai all'Open di Bologna. Sì, ho già il biglietto, io proprio appena sono uscito i ticket non ho fatto come Bologna. Perché qua voglio dire una cosa particolare, che per il round 2 non serve neanche il ticket del main. Perciò è stata proprio a Bologna senza ticket. Invece per l'Open proprio appena sono usciti i ticket, neanche questi che hanno messo ora. Proprio appena sono usciti i primi 400, subito, il giorno dopo li ho presi. Dai, allora buona fortuna per l'Open. Spero di risentirci per un buon result. Spero anche io, anche se... Spero, non credo ci sarà una banda di mezzo, mi auguro. Non so se portare Fire King o Tier. Non lo so, questo state a scegliere, non posso darti una mano. Comunque ragazzi... Grazie mille anche a voi per aver seguito questo episodio del podcast. E noi ragazzi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao. Posso sponsorizzare il canale di Marco? Va bene, vai. Sponsorizziamo Okram 1993. Se volete la profile completa, è una profile, andatela a vedere perché si è riso come dei pazzi. Facciamo citazioni a best card assurde. Cioè, davvero, andate a vedere quella profile, primo posto da round 2, non dai, potete nemmeno mancarla. Forse trovate il link qua sotto in descrizione se mi ricordo. Detto questo ragazzi, ciao a tutti.